Ragazzi, il grandissimo Facchetti diceva che ci sono giorni in cui è facile essere interisti, giorni in cui è doveroso e giorni in cui è un onore. Bene, oggi forse è un mix di queste tre situazioni. Stranamente, perché chiaramente Facchetti parlava di tre situazioni differenti a seconda di come andava la squadra. Per come stanno girando le cose, oggi è un mix di queste tre situazioni. Vi domanderete perché. Bene, sapete che il canale non è nato per queste cose, però è nato per difendere l'Inter e parlare dell'Inter, che è la passione più grande che abbiamo io e Pier. Bene, allora, ieri cosa è successo? L'Inter ha pareggiato una partita contro la Real Sociedad, che è una squadra che sta mettendo in difficoltà anche le grandi della Liga Spagnola. È una squadra quadrata, una squadra che gli unici punti che ha perso rispetto alle vittorie piene sono con noi e col Salisburgo. Noi abbiamo giocato un girone con le seconde linee, un girone che se giocavamo con le seconde linee 3 o 4 anni fa, ai primi anni di Champions, prendevamo schiaffoni a destra e a sinistra e dopo 3 partite eravamo già fuori del girone, ci siamo qualificati come primi, semplicemente la differenza reti ci ha punito. Quindi di cosa cazzo stiamo parlando? È facile essere interisti ora, perché abbiamo una squadra che è arrivata prima nel girone di Champions, una squadra che è qualificata al mondiale per club, una squadra che è prima in classifica in campionato. È facile essere interisti oggi con una squadra che esprime forse il più bel calcio italiano, senza forse, e uno dei migliori calci europei. È facile essere interisti quando si vince 4-0, 3-0, 2-0. È anche un onore esserlo quando si portano a casa le coppe e gli scudetti. Però oggi è anche doveroso essere interisti, perché è doveroso difendere la nostra squadra. La stampa attacca l'Inter a testa bassa semplicemente perché ieri sera non ha sfangato una partita giocando non con gli 11 titolari, rifacendo rifiatare dei giocatori per la partita di domenica a Roma con la Lazio. Cioè, di cosa stiamo parlando? Ma a me quello che dà fastidio non è tanto la stampa, perché la stampa fa il suo sporco lavoro, dove attacca quello che secondo loro è attaccabile per vendere una visual in più. Quello che a me fa schifo è che ci sono tifosi che si proclamano interisti sui social e che attaccano la squadra per una visual in più. Perché sinceramente io mi sono un po' rotto le palle di avere canali interisti su YouTube e non solo, che alla vigilia delle partite importanti stanno a menare il torrone con questo cazzo di cambio di proprietà. Lo abbiamo capito che molto probabilmente ci sarà un cambio di proprietà, e vi ripeto molto probabilmente, perché poi analizzeremo anche quelli che potrebbero essere gli scenari. Lo abbiamo capito, ma è 2 anni che state prendendo per il culo i tifosi interisti, facendogli credere che c'è già qualcuno che ha comprato l'Inter, quando ancora l'Inter, per fortuna, è nelle mani di Steven Zhang. Perché forse con i mercati, con le pezze al culo, siamo riusciti a portare a casa 2 finali europee, 4 coppe, 1 scudetto. Uno scudetto perso 2 anni fa non è colpa di Zhang, signori. Non mi venite a dire che è colpa di Zhang se abbiamo perso lo scudetto in quel di Bologna, perché non è Zhang che va in campo. E questo odio atavico nei confronti della proprietà è una cosa che è schifosa, perché questa è la proprietà che abbiamo. Questa proprietà ha fatto lavorare bene tutta la società. Poi sento dire da ieri, video su video su video, la rosa è corta, la rosa non è una super rosa, la rosa di qui. Cioè, ma ragazzi, ma stiamo parlando del niente. Perché la rosa non è una super rosa, non è una rosa che potrà competere su 3 competizioni.
problema non è questo, non è che la rosa è corta, che la rosa qualitativamente non può competere in Champions League, perché in Champions League ci sono rose che sono enormemente più forti della nostra, e parlo degli 11 titolari, se poi ci aggiungiamo le riserve è ovvio. Però ricordiamoci una cosa, è dal 2020, con tutte le restrizioni che abbiamo, che ogni anno la rosa fa uno step qualitativo in su e mai in giù, perché siamo sempre migliorati. Se prendiamo la rosa non negli 11 magari, ma nei 22. Quindi ragazzi, ma che cazzo pretendete di più? Un campionato che dà un terzo delle risorse economiche che danno gli altri campionati, forse anche meno. Una proprietà che ha bene o male le mani legate, e riusciamo a fare quello che abbiamo fatto, e ancora oggi state a menare il torrone? Cioè, ma fate un bel video dove attaccate, come fa il buon Manuel, il Buonaduce, la stampa, come fa Diego Ligorio, come molto probabilmente farà a breve anche Sergio. E nomino loro tre non per nulla, perché con Manuel c'è un rapporto di amicizia che sappiamo bene io e lui, ma perché se nominiamo loro tre, perché se io e Pier siamo su questo canale e ci siamo voluti mettere in gioco, è perché facciamo parte della community che hanno creato loro. È una community, era ed è ancora nelle corde mie e di Pier, una community fatta di tifosi interisti che amano l'Inter, la difendono e dopo, a fine, tirano una riga e fanno una critica costruttiva, non queste continue polemiche, attacchi, promesse. Veramente questa è la cosa forse più brutta che c'è. Ragazzi, forza Inter, e speriamo di levarci dalle palle alla svelta tutte queste figure che hanno i colori nerazzurri, ma di interismo ne hanno ben poco.